Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con la notizia, l'approfondimento in diretta della TV dell'Adriatico che riapre la settimana all'insegna ancora dell'attenzione focalizzata sull'attualità politico-amministrativa al comune di Pescara, una situazione che stiamo seguendo nel suo evolversi ormai da diverse settimane, che sta tra momenti di tensione e momenti di schiarita, portando all'esame e all'approvazione prima del regolamento per l'IMU, ora anche per il triennale delle opere pubbliche e successivamente per il bilancio di previsione 2012. Dunque una sessione di consiglio comunale particolarmente lunga, laboriosa, fatta non soltanto di momenti d'aula ma soprattutto di tanti dietro le quinte. Sono proprio i dietro le quinte della politica a Pescara che vi raccontiamo anche oggi, perché oggi è stata una giornata in cui sì, il consiglio comunale era convocato, ma che sostanzialmente ha partorito una situazione, diciamo, ancora ufficiosa prima che ufficiale. Il tema caldo appunto è, dopo l'IMU, quello del triennale delle opere pubbliche. A seguire la mattinata in consiglio comunale, come di consueto, Tony Zitella, tornato in redazione con contributi, notizie e dichiarazioni che si riferiscono, insomma, ad una situazione che va evolvendosi verso una sorta di fumata bianca sul triennale, vero Tony? Sì, un saluto a tutti innanzitutto, scusate il gioco di parole. Beh, allora, sì, per riprendere quello che stavi dicendo te dell'importanza, se vogliamo, in un certo qual modo del dietro le quinte, possiamo dire che la seduta di oggi ha partorito un dietro le quinte, perché il Consiglio Comunale quest'oggi era convocato per le 9 per discutere del piano triennale delle opere pubbliche. In realtà la discussione vi era già stata la scorsa settimana. Oggi si doveva iniziare l'esame dei vari articoli del piano triennale ed erano in programma una valanga di emendamenti, non solo peraltro da parte dell'opposizione, ma anche alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza, e questo è sempre un segnale che, insomma, le cose nella maggioranza non è che filano proprio per bene al 100%. Convocato alle 9, si sono riuniti alle 9.30, ma non c'è stato semplicemente il tempo, c'è stato per contare i presenti, che poi c'è stata subito la sospensione della seduta, perché le varie parti politiche si sono sedute intorno ad un tavolo per parlare, per trovare, dopo averlo fatto sul regolamento IMU, l'accordo anche per il piano triennale. Questo è un po' quello che è accaduto, e nella mattinata c'è stato questo tavolo. Alla fine di questo tavolo eravamo presenti noi della TV appunto per vedere quello che stava accadendo, e abbiamo raccolto una serie di interviste. Allora Tony, ricordiamo intanto che il triennale delle opere pubbliche è una sostanzialmente previsione su quelle che sono le priorità, diciamo, nella realizzazione di opere, infrastrutture a servizio della città da parte dell'amministrazione comunale, un passaggio fondamentale che va fatto in consiglio comunale. Si tratta di un programma, quindi di una serie di priorità che vengono individuate. Ovviamente poi il programma va riempito di fondi, di soldi, di contenuti finanziari, di compatibilità finanziaria. In questa fase mi pare che, insomma, si tratti soltanto veramente di scegliere priorità. Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Non a caso si parla spesso, quando si parla appunto di piano triennale, del libro dei sogni. Perché? Perché di fatto questo è un piano per prevedere ciò che si vorrebbe per i prossimi 3 anni, avendoci i soldi. In realtà i soldi in questo momento, come ben si sa, non ci sono, ce ne sono davvero pochi, tant'è che per questo piano triennale si ipotizzava una cifra davvero ipotetica che sfiora i 200 milioni di euro. In realtà ce ne sono ma neanche la decima parte, e questa decima parte peraltro attraverso la contrazione di mutui. Quindi come dicevi te, si tratta di andare a individuare innanzitutto quelle che sono
le opere prioritarie, insomma, in ordine di priorità da poter fare con quello che c'è in casa, quel poco che si potrebbe avere attraverso il discorso dei mutui e via discorrendo. Ed in particolare per la giunta guidata da Luigi Albore Mascia si tratta dell'ultimo triennale, nel senso esatto. Che voglio dire, sono le previsioni su ciò che l'amministrazione si impegna a fare di qui alla conclusione del suo mandato, quindi sarà immediatamente verificabile poi alla scadenza elettorale. Per questo, insomma, è anche per capire un attimo qual è la situazione politica e soprattutto il dietro le quinte di questa intesa che si va cercando in Consiglio Comunale sul programma delle opere pubbliche, ha intervistato Toni l'assessore ai lavori pubblici, vale a dire Isabella Del Trecco, e sentiamo quali sono le sue dichiarazioni, facciamo anche il punto sulla situazione al momento, a quest'ora, ma sapendo che poi i lavori ne riprenderanno nel tardo pomeriggio, e quindi l'accordo non sarà comunque ufficializzato con una delibera entro oggi, mi pare di capire. No, cioè, sicuramente, diciamo, ci servono almeno un paio di giorni per poter chiudere in caso di accordo. Se non dovesse esserci accordo, ma non credo, si arriverà comunque ad una quadra, allora i tempi rischiano di essere biblici. Allora, Isabella Del Trecco, assessore ai lavori pubblici nel Comune di Pescara. Come si può vedere, in questo momento l'aula è vuota, ma non perché i consiglieri sono andati al mare, tutt'altro, perché stanno parlando, stanno ragionando per vedere di trovare un accordo anche per quanto riguarda il piano triennale dei lavori pubblici, dopo averlo fatto peraltro anche per quanto concerne l'IMU, appunto, tra maggioranza e minoranza. C'è stata una riunione. C'è ancora una situazione fluida, ma diciamo si va comunque verso un accordo, bisogna un po' come dire, trovare la giusta quadra. Sì, questa mattina si è riunito, è stato aperto il consiglio, la seduta di consiglio comunale, e ci si è riuniti, si è ancora in riunione proprio per un confronto, come è giusto che sia, soprattutto sulle opere più importanti che riguardano la città, per proseguire in maniera, come diceva giustamente lei, più fluida, e quindi un'approvazione finale del piano triennale e quindi del bilancio. Ci si riaggiornerà ad oggi pomeriggio, ci sono dei punti che interessano molto noi, ma certamente anche l'opposizione, che sono stati portati a confronto. Parliamo in modo particolare della strada pendolo, quindi dell'ultimazione di quei 180 metri di strada pendolo che riguardano un comparto, e il Parco Nord. Questi sono, diciamo così, i due argomenti su cui, se si trova l'accordo, diciamo, ci sarà l'accordo complessivo per il piano triennale, e diciamo che tutto sommato si è sulla buona strada per quanto riguarda questi due argomenti. Si è certamente sulla buona strada, con il buon senso e le disponibilità finanziarie che l'ente ha, che tutti i comuni ormai molto poco hanno, e per intraprendere una strada assieme che porti alla soluzione del problema, quindi alla realizzazione di quel tratto di strada pendolo e anche ovviamente alla realizzazione del Parco Nord, che comunque, ripeto, tutti indistintamente siamo pescaresi, vogliamo. Tra parentesi, la strada pendolo, tanto per intenderci, perché magari i pescaresi dicono: ma che cos'è questo pendolo? È una situazione molto importante per il futuro di Pescara, che è ubicato, diciamo così, tanto per intenderci, nella zona della Tiburtina, giù di lì. Sì, allora la strada pendolo è una strada che nasce da un piano regolatore addirittura dei tempi di Carlo Pace. È stata modificata sempre dalla stessa giunta Pace, è stata portata avanti, e un bel tratto è stato da noi inaugurato. Già la situazione è migliorata molto, perché si è riqualificata una zona, perché le zone si riqualificano solo aprendo a tutta la città, ed è quello che noi abbiamo fatto con la strada pendolo, che dal Ponte delle Libertà arriva fino alla Tiburtina, passando davanti alla GTM per proseguire su via Lago di Capestrano. Quello che manca, almeno per quanto riguarda il lato sud, è proprio il tratto dalla Tiburtina, che ovviamente deve essere messa anche in sicurezza con una rotatoria, per proseguire di 180 metri. Quei 180 metri però riguardano un comparto, quindi si è incontrati più volte come amministrazione i proprietari di quelle aree, cercando di addivenire ad una soluzione non facile. Cercheremo però, con un approfondimento ulteriore, di poterlo
quantomeno iniziare in altro modo, ed è l'oggetto del nuovo incontro che ci sarà nel pomeriggio insieme, ripeto, a ulteriori approfondimenti per l'area del Parco Nord. Quindi diciamo ci sarà un incontro tra le parti poco prima della riunione del Consiglio Comunale in programma alle 16, e se tutto va come dovrebbe andare si può dire che il piano triennale potrebbe vedere l'approvazione già da questa sera. Ma forse non questa sera, perché ci sono cose che richiedono qualche giorno in più, tipo il Parco Nord, quindi 2 o 3 giorni ci si è dati di tempo. Comunque speriamo, ce lo auguriamo per tutti, ma in primis per la città, che in settimana si possa approvare tutto il bilancio. C'è da dire che dopo tanti mesi di polemiche, di scontri al calor bianco, come si suol dire, tra maggioranza e opposizione, in questa torrida estate pescarese si è tutti un po' più buoni? Non si tratta di essere più buoni, come ben sappiamo il gioco delle parti, perché l'opposizione deve fare, ha il suo ruolo, quindi è quello di critica, che se è costruttiva ben venga, è giusto che ci sia, e la maggioranza deve portare avanti un programma e ciò che quindi ritiene più opportuno. Dopodiché in tutto questo, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, deve prevalere il buon senso, che come ho già detto è quello di andare avanti per cercare, anche nei tempi più brevi, sebbene siano andati già piuttosto avanti, il miglioramento della città. Fin qui dunque le dichiarazioni dell'assessore Del Trecco, che rimandava, Toni, appunto alla riapertura tra poco, o meglio tra poco più di un'ora e mezza dei lavori dell'Assise. Sì, nel corso dell'intervista ho detto ci sarà un incontro prima della riunione dell'Assemblea Comunale. In realtà non è così, è previsto, si riprendono i lavori del Consiglio Comunale. Ma un po' come è avvenuto questa mattina, ci sarà subito una sospensione per permettere alle parti in causa di ritrovarsi di nuovo intorno ad un tavolo per trovare appunto un accordo per quanto riguarda il piano triennale. C'è da dire che per quanto riguarda i partiti dell'opposizione c'è una comunanza di intenti fra le varie anime, diciamo così, della minoranza. E quindi, ripeto, io credo che alla fine tutti quanti hanno la volontà di trovare un accordo, e alla fine ci si riuscirà. Ecco, facevi cenno dunque alla minoranza, vediamo quali sono state dal loro punto di vista le ragioni che hanno spinto a mettere queste due situazioni, questi due paletti, diciamo, imprescindibili come condizioni per l'accordo. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Partito Democratico, vale a dire Antonio Blasioli, che ha spiegato in particolare, credo, Toni, la situazione del Parco Nord, a cui è particolarmente legato. E il pendolo. È quello della strada pendolo, insomma, sono le due situazioni su cui il Partito Democratico in particolare ha insistito. Vediamo. Una mattinata dedicata non tanto ai lavori del Consiglio Comunale, che è stato praticamente subito sospeso, per aprire un tavolo per trovare un accordo per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche. Ci si è aggiornati al pomeriggio, in occasione appunto del Consiglio Comunale, per trovare un accordo sul piano triennale. A che punto stiamo? Ma diciamo che intanto la scorsa settimana abbiamo esaurito la discussione generale sia sul piano triennale delle opere pubbliche che sul bilancio. Questo significa che questa mattina dovevamo cominciare con il primo emendamento sul piano triennale, ma tra piano triennale e bilancio abbiamo tantissimi emendamenti presentati sia dall'opposizione, ma quello che stupisce anche dalla maggioranza, benché siano stati loro che hanno approvato questo documento in giunta. Sono dei correttivi, parti modificative, estintive, insomma, li vedremo tutti quanti. Per ora abbiamo fatto un tavolo tecnico questa mattina con tutte le forze presenti in questo Consiglio Comunale per vedere di vagliare un po' tutte le proposte delle opposizioni, che sono tante e sono sicuramente delle proposte migliorative di questo piano. La maggioranza con cui ci siamo confrontati questa mattina ci ha chiesto un po' di tempo per esaminare una per una tutte queste proposte migliorative, per alcuni casi anche 48 ore di tempo, come per esempio per quanto riguarda il pendolo di Pescara. Oggi pomeriggio ci riaggiorneremo alle 4 per avere un quadro un pochino più chiaro e completo e per vedere un po' come andare avanti con i lavori. Parlando con la Del Trecco, da noi intervistata, insomma, diciamo i cardini dell'accordo devono essere necessariamente la strada pendolo e il Parco Nord. Sì,
Intanto perché noi non abbiamo chiesto opere singole, perché rischieremo di fare il solito mercato delle opere pubbliche fatte in questo piano e non ci piace. Abbiamo chiesto delle direttrici invece su cui agire, che sono sicuramente l'ambiente sia per quanto riguarda i parchi cittadini, la loro manutenzione, i nuovi spazi verdi da dare alla città, sia per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'aria, e che significa anche il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questa direzione vanno i due punti cardini delle nostre richieste, che sono il Parco Nord, parliamo della zona delle Naiadi di Pescara, e la strada Pendolo, che è l'unica vera grande infrastruttura ancora presente in questo piano triennale delle opere pubbliche. Una grande infrastruttura che noi vorremmo portare a termine completando quest'asse longitudinale nord-sud di traffico e completando il tratto che va dalla Tiburtina fino a via Salara Vecchia, cioè l'ultimo tratto che ancora resta. Queste sono le nostre richieste, ora vedremo che cosa ci risponderà la maggioranza che amministra Pescara. Il problema poi è sempre quello, i soldi. C'è un problema sicuramente economico, soprattutto dovuto al fatto che ci troviamo ad approvare il piano triennale quando siamo arrivati al 9 di luglio, cioè non era mai successo nella città di Pescara, ma questo sicuramente non può essere un onere da addebitare all'opposizione cittadina, ma semmai è i ritardi di questa maggioranza. Poi, se non agiamo da un punto di vista dei correttivi, laddove possiamo migliorare con opere strategiche questo piano, significa che facciamo un duplice danno alla città. Oltre al ritardo, anche la beffa di non prevedere opere che possono cambiare la viabilità a Pescara. C'è anche da dire questo. Lei è fiducioso per un accordo? Ma io sono fiducioso per un accordo perché ritengo che un po' per la data in cui siamo arrivati, il 9 luglio, un po' perché le nostre sono veramente proposte migliorative, non il solito mercato. Io penso che anche dalla maggioranza di questo governo ci sia un attimo di riflessione per vedere come può essere migliorato questo piano, accontentando anche le richieste dell'opposizione. Ecco, magari sul piano triennale possiamo prevedere il Parco Nord, possiamo prevedere la strada Pendolo, possiamo prevedere la palestra di San Silvestro, qualcosa per le piste ciclabili delle nostre città. Tutte cose che vanno nell'ottica di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Pescara. Allora, quando c'è un accordo tra maggioranza e minoranza, c'è chi dice ben venga, in modo tale che si possa fare le cose per bene, ma c'è anche chi dice ecco l'inciucio. Ma l'inciucio. I cittadini di Pescara devono però sapere che nonostante Caronte, nonostante Minosse, nonostante tutto questo caldo, noi siamo in consiglio comunale da ben 4 settimane. Con il regolamento IMU, che i cui lavori sono durati 3 settimane, l'opposizione ha portato a casa un grandissimo risultato, circa 3.500.000 euro in meno di tasse per i cittadini della città di Pescara, tra prime case, seconde case, case ater ed esenzioni per i disabili o il comodato padre figlio. Insomma, sono cose molto utili per la città. Sono durati 3 settimane quei lavori per giungere a questo accordo. Un'altra settimana è stato il lavoro che ci ha comportato la discussione generale sul piano triennale e bilancio. Ci troviamo all'inizio della 5ª settimana su questo. Io penso che parlare di inciucio sia proprio fuori luogo in questo caso. Non inciucio, ma comunque un confronto continuo tra maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale. È chiaro che quando c'è questo confronto, Tony, i riflettori sono accesi soprattutto sui motivi appunto che potrebbero determinare un accordo o uno scontro tra appunto maggioranza e minoranza, in questo caso strada Pendolo e Parco Nord. Ma il triennale delle opere pubbliche si compone anche di altri capitoli che sono all'esame del Consiglio Comunale, che non sono meno importanti, anche se, ripeto, tutti da verificare come compatibilità finanziaria, tra cui anche il discorso dei parcheggi in piazza Primo Maggio, un discorso che era partito già in un dibattito che si era animato qualche mese fa sulla situazione dei parcheggi in città e sulla situazione della mobilità. Questo è sicuramente un argomento delicato, come hai sottolineato te, sia perché c'è bisogno di parcheggi, il discorso è dove metterli questi parcheggi. Poi la questione è anche delicata perché, come ben sai, c'è il discorso di Pescara parcheggi con tutte, ora ci vuole il dietro le quinte di questa vicenda. Insomma, è un aspetto delicato ed è un aspetto a cui c'è la grande attenzione da parte dei cittadini di Pescara per quanto riguarda questo argomento. E questo argomento dei parcheggi è stato anche ripreso
dal consigliere comunale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che oltre alle altri argomenti appunto di cui abbiamo già discusso e parlato anche attraverso le interviste che avete visto, cioè il pendolo e il parco di Pescara Nord, si è intrattenuto, diciamo, un pochino di più su questa questione dei parcheggi, se vuoi possiamo sentirlo. Assolutamente sì, l'intervista a Maurizio Acerbo, capogruppo di Rifondazione Comunista. C'è questo momento di stand-by per quanto riguarda il piano triennale e alle viste un accordo, sì o no? Beh, ci sono i presupposti, anche se la maggioranza su alcuni punti non solo non risponde, ma addirittura vuole rimettere in discussione gli accordi raggiunti l'anno scorso. Riassumo le questioni, cioè la questione del Parco Nord, su cui c'era l'accordo di procedere all'esproprio, di cominciare l'esproprio, che ovviamente non si fa in un giorno né in un anno, però così come si fanno i marciapiedi, realizzare gli spazi verde pubblico, parliamo della zona fortunatamente salvata con la variante che facemmo nel 2007 dalla cementificazione sul retro della Pineta vicino alle Naiadi, che credo sia una zona di assoluto pregio per la città, che sarebbe un delitto occupare con dei condomini di qualche costruttore pescarese. C'è la questione della realizzazione di un'importante infrastruttura come il pendolo e poi c'è una questione dirimente che è quella relativa ai parcheggi sulla riviera Piazza Primo Maggio, e vogliono mettere una scelta che noi già impedimmo ai tempi della giunta di Carlo Pace, che ci sembra folle perché significa realizzare un attrattore di traffico in pieno centro, tra l'altro in contraddizione con tutte le fesserie che dicono sulla pedonalizzazione della riviera. E noi come opposizione abbiamo sostenuto che questa previsione andrebbe eliminata, anche perché non è una decisione che si può prendere a maggioranza, in quanto è una scelta strategica per la città che peserà per generazioni, perché l'impresa che andrebbe a realizzare l'opera poi per almeno 25-30 anni dovrà realizzare i profitti che ripagheranno l'opera. Quindi a quel punto il futuro della riviera di Pescara sarà pregiudicato da questa cosa per un trentennio, e si tratta di una scelta obsoleta, tra l'altro assolutamente incomprensibile, su cui noi chiediamo alla maggioranza di tornare indietro. Per quanto riguarda i parcheggi, possiamo riassumere dicendo parcheggi sì, ma bisogna vedere dove andranno a essere localizzati. Certo, perché il problema della mobilità è non portare tutte le macchine al centro, al di là che ci sono i parcheggi dell'area di risulta, c'è il problema di realizzare i parcheggi per i residenti che mancano, quindi vengono occupate dalle macchine tutte le strade, perché una quota consistente della città è stata costruita in un'epoca in cui si facevano i palazzi ma non si facevano i parcheggi, e c'è il problema di fare sì, con un piano della mobilità e un piano della sosta, di fare sì che meno auto entrino in centro, non creare degli attrattori per cui le macchine si mettono in fila per arrivare a Piazza Primo Maggio, che è pura è una follia, al contrario di quello che si fa in tutta Europa. Ci pare di capire comunque che ci sono sostanzialmente i margini per trovare un accordo tra maggioranza e minoranza. Sì, noi mi pare, tutte le forze all'opposizione, il PD, Rifondazione, insomma, si è avuto un atteggiamento assolutamente costruttivo e appunto discutendo di problemi concreti da risolvere nell'interesse della città con uno sguardo lungo. Almeno noi non siamo stati a discutere di far asfaltare la strada davanti casa del consigliere o dei suoi elettori. Sarà, diciamo, anche con altre persone intervistate questa mattina l'aria calda, ma insomma sembra che ci sia più bontà rispetto a qualche mese fa, quando ci stavano scontri feroci tra maggioranza e opposizione. È un fatto positivo oppure c'è qualcuno che dice ecco qua inciuccio? No, anzi, c'è stata anche una conflittualità eccessiva. Secondo me la conflittualità ci deve essere quando è necessario che ci sia. Comunque su questi punti io penso che se non ci sarà una risposta positiva alla maggioranza bisogna fare ostruzionismo a oltranza. Voglio aggiungere un'altra cosa, della maggioranza fa parte Licio Di Biase, che fa sempre sti convegni benemeriti sulla storia, però la maggioranza non prevede di procedere all'acquisizione della torretta d'Annunziana, un obiettivo su cui dovremmo lavorare tutti insieme. Io lo dico lanciando un appello anche a chi dentro la maggioranza ha più sensibilità
a questi temi del patrimonio storico. Ripeto, il nostro è un approccio volto a tutelare gli interessi complessivi della città, e ovviamente se la maggioranza è aperta al dialogo, noi possibilmente meno tempo ci si sta qui dentro con sto caldo, meglio è. Insomma, un po' la volontà di collaborare per cercare una soluzione che, se appunto, può accontentare tutti e sicuramente nell'interesse della città, un po' anche la stanchezza, Toni, che cominciano dopo un mese di consiglio comunale a farsi sentire. Assolutamente sì, appunto, è da più di un mese che di fatto i consiglieri comunali sono quasi tutti i giorni in aula a consigliare per parlare di tanti argomenti. Sicuramente sono stanchi, ma come dire, la gente potrebbe dire beh, lo devono fare, ci si stanca ben di più con altri mestieri. Bisogna fare in fretta anche perché già si è in ritardo su tutti questi passaggi, in modo particolare sul piano triennale e sul bilancio di previsione, perché finita l'estate, praticamente il 2012 è finito e quindi già un'annualità che dobbiamo mettere da parte. È un po' come dire, dobbiamo prevedere quali sono le spese per l'anno in corso, la cosa di fatto riguarderà gli ultimi 3-4 mesi. Quindi sicuramente, insomma, bisogna fare in fretta anche e soprattutto per questo motivo. Riepilogando, diciamo che al momento l'accordo non c'è e le varie parti ci tengono a sottolinearlo che al momento non vi è un accordo. Io credo che però, avete anche ascoltato dal tenore dei politici intervistati, che ci sono tutti i margini per far sì che poi l'accordo venga sottoscritto tra le parti. Sostanzialmente diciamo che ci vorranno un paio di giorni per chiudere il triennale. Per quanto concerne il bilancio di previsione invece dovrebbe essere molto più rapido, nel senso che non dovrebbero esserci problemi, quindi diciamo che se tutto andrà liscio entro la settimana, finalmente questa maxi convocazione del Consiglio Comunale vedrà il termine. È chiaro, come ha anche ricordato Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, se non dovesse esserci l'accordo le cose andranno per le lunghe, perché come vi ho detto all'inizio della trasmissione sono tantissimi gli emendamenti presentati dai partiti di minoranza e quindi si andrebbe davvero per le calende greche, ma non credo che sarà il caso. Bene, dunque il Consiglio Comunale rimane convocato e si autoconvocherà ad oltranza dopo appunto questa ripresa, che però sarà interlocutoria di oggi pomeriggio, questa sera. Noi continueremo a seguire ovviamente i lavori nel loro protrarsi, anche come dicevo inizialmente, come abbiamo visto anche oggi, soprattutto dietro le quinte, per capire insomma quale fisionomia avrà anche il prossimo bilancio di previsione del Comune di Pescara. Credo che di qui alla fine della settimana almeno una nuova trasmissione conclusiva, insomma, per tirare un po' le fila del discorso, tornerà ad occuparsi dell'argomento. Grazie a Toni Zitella, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito anche oggi alla ripresa della settimana con La Notizia, l'approfondimento in diretta della TV dell'Adriatico. A domani.